Possiamo dire che Lazio-Napoli, finita 0-0, è stata una delle partite più povere di emozioni, sia da parte dei laziali che da parte dei napoletani, ma anche da parte di noi non tifosi di una e delle due squadre, ma amanti del gioco del calcio, di questo sport che è il migliore al mondo, lo possiamo dire o no? Ragazzi, ieri veramente ho assistito a una partita povera, povera, povera di contenuti calcistici. Non so se siete d'accordo anche voi. È vero che la Lazio è riuscita a segnare con un gol capolavoro di Castellanos, El Tati come lo chiamano dalle parti di Formello, però è stato annullato e quindi non fa parte dello score della partita, no? Come dicono quelli bravi. Ed Enrico Caffarelli è uno bravo, giusto? Ragazzi, un saluto a tutti dal vostro amico che vi ringrazia per i like, per i commenti, per le iscrizioni, a chi mi è venuto a seguire anche su Instagram e non finirò mai di ringraziarvi. Però questo video è improntato sulle parole, sulle frasi di una giornalista molto in gamba. Ed è Yolanda De Rienzo, scusatemi se ho detto un po' male il cognome, che ha affermato parole abbastanza nette per quanto riguarda la situazione del Napoli e io vi andrò come sempre a dire la mia, cosa ne penso delle sue parole, appunto, delle sue frasi e anche quello che secondo me è successo e sta succedendo in casa partenopea. Quindi andiamo al dunque, al succo. Yolanda De Rienzo è intervenuta ai microfoni di Uno One, sarà scritto Station Radio, in occasione di One Football Club, programma di Luca Cerchione. Va bene, questi sono i preamboli. Se il Napoli abbia fatto il possibile contro la Lazio, non è solo una questione di gioco, dice la signora Yolanda. Sto rivedendo una squadra. Ragazzi che si aiutano in campo e questo è importante. Quindi lei dice che non è una questione di gioco, però è una questione di aiuto tra i calciatori che in campo non sono egoisti, fanno l'uno per l'altro e quindi secondo lei è molto importante questo fatto. Il Napoli rischiava di perdere questo. Difatti, non mi piacciono determinate dichiarazioni sia di Osimhen che di De Laurentiis. Si rischiano ripercussioni nello spogliatoio, ma in campo ieri ho visto tanta positività. L'unica cosa che può non aver convinto dal punto di vista delle motivazioni sono le sostituzioni. Quindi per lei le sostituzioni potevano essere un argomento da rivisitare. Se fossero arrivate prima, si sarebbe potuto fare qualcosa in più. Quindi, secondo Yolanda, magari se alcuni calciatori fossero entrati prima nel corso della gara, avrebbero potuto dare una impronta in più alla partita e al Napoli. La giornalista di Sport Italia, perché stiamo parlando della giornalista di Sport Italia, mi sono dimenticato di dirlo all'inizio, ma molti di voi già la conoscono molto meglio di me, ha poi aggiunto: Zielinski avrebbe la qualità di saltare l'uomo, possiamo dire non si è in forma ormai da settimane? Tutti se la prendono con il polacco, ma pensate cosa sarebbe successo se l'allenatore l'avesse tolto dopo 20 minuti. Se non si danno motivazioni, continuità tecnica, si rischia di perdere il calciatore. Quindi lei è dalla parte di Zielinski che dal suo punto di vista non è stato messo nelle condizioni giuste di poter dare continuità di rendimento, motivazioni tecniche e quindi lei dice che il polacco non va menzionato come unico punto debole di questa partita, appunto Lazio-Napoli. Poi ancora dice: il Napoli rispetto alla scorsa stagione fa segnare un meno 27 in classifica, meno 27 rispetto ad un anno fa al Napoli di Spalletti ed è tanta roba, ragazzi, tanta roba. E poi aggiunge:
Come lo si giustifica? Lo si giustifica con un'assenza completa di programmazione. Ci va giù pesante la signora Yolanda. De Laurentiis ha già riconosciuto le sue colpe, ma oggi serve porre dei rimedi. Il rischio di perdere del tutto la stagione. Più del quarto posto il Napoli non lo può più pretendere, giustamente direi anch'io. Purtroppo la squadra dello scorso anno non c'è più. In questo momento si deve guardare all'entusiasmo dei nuovi arrivati. Anche lo stesso Lindstrom dal cambio modulo può trovare continuità. Quindi secondo lei il Napoli può raggiungere il quarto posto e alla sua portata se dalla prossima partita in poi navigano tutti sulla stessa direzione e i nuovi arrivati che non sono pochi, ragazzi, è arrivato Mazzocchi, è arrivato Traoré, è arrivato Ngonghe, è arrivato l'Austria, come si chiama? Non mi viene il nome, comunque lo chiamano Robocop, Den Donker. Quindi ragazzi, ci sono le possibilità che Napoli possa rimettersi in carreggiata, assolutamente, questo lo dico io, lo dice la signora Yolanda, e penso che nella mente dei napoletani ci sia questo pensiero, però devono dimostrarlo partita dopo partita. È vero anche che manca Osimhen, che sta in Coppa d'Africa, Kvaratskhelia che era squalificato, Anguissa in Coppa d'Africa, quindi la gente importante non c'è in questo momento, i calciatori che possono fare la differenza, però non deve essere un palliativo, non deve essere una questione di farsi, diciamo, coraggio con l'aglietto, no? A Roma si dice così, rifarsi con l'aglietto, no, il Napoli deve giocare le partite anche senza i migliori, deve fare di necessità virtù, e quindi molto probabilmente con i nuovi innesti, con soprattutto Traoré, Ngonghe, che secondo me sono giovani da un futuro meraviglioso, hanno delle qualità tecniche notevoli, inseriti insieme a Lindstrom nel nuovo modulo di Mazzarri, che dal punto di vista difensivo non subisce nulla o poco più. Molto ho notato questa fase dove il Napoli prima invece subiva a non finire con il vecchio modulo, perché quando non ti copri bene i calciatori della squadra opposta arrivano sulle fasce, ti purgano in contropiede e non hai una difesa solida, veramente diventa molto molto più complicato. Invece con questo nuovo modulo, magari anche dal punto di vista dell'organizzazione del gioco, con la proposta delle transizioni in avanti, magari Mazzarri può fare molto meglio di come ieri abbiamo visto allo Stadio Olimpico, però diciamo è stato un punto di partenza, e quindi sono abbastanza d'accordo con la signora Yolanda De Rienzo, che la reputo una giornalista molto intelligente. Non so come la pensi tu che stai guardando questo video, magari scrivilo qua sotto nei commenti, che a me fa piacere, li leggo sempre tutti, anche se non rispondo, però sono ti dico che sono strafelice quando leggo il tuo commento. Magari lascia un like a questo video per supportarlo, per farlo girare, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto, attiva la campanella delle notifiche e seguimi su Instagram, ti lascio il link in descrizione, almeno ci possiamo mandare qualche messaggio in privato. Ciao da Enrico Caffarelli.